Non serve che sia. Punto F attraverso Francesca R a cura di VB. Domanda. In un altro luogo è stato detto che nel momento della morte si prova una puntura di spillo. Michelle, può essere la puntura di uno spillo. Non serve che sia qualcosa di più forte. Più è alta l'evoluzione, più è una puntura di uno spillo. Meno elevata è l'evoluzione, più sarà dolorosa. I passaggi avvengono sempre con dolore. Vi siete chiesti il perché? Nel piano fisico, l'onda vibratoria collegata al concetto, all'ideogramma, al richiamo del dolore, è quella che permane maggiormente nel significato esperienziale da vivere nel tempo. Si nasce con dolore, si muore con dolore, sono passaggi che segnano l'importanza vibratoria che necessita di un richiamo, di un ricordo, non certo all'interno del piano fisico, ma nel piano coscienziale. Richiamo e ricordo che determinano la scelta dell'esperire il dolore all'interno di un ciclo incarnativo. Quindi il tutto avverrà all'interno di una frequenza vibratoria che vi permetterà di esperire in parte o completamente alcune nozioni vibratorie e di accedere al sentire successivo, dove il dolore perde sempre più consistenza, ma approccia e avvicina e confina e sconfina sempre di più nell'assottigliamento dell'io nel piano fisico. Domanda. Quindi la vibrazione del dolore è più forte della vibrazione della gioia? Michelle, no. La vibrazione del dolore è più facile da comprendere. La vibrazione più forte è quella della gioia, perché è più vicina alla vibrazione dell'amore. Ma questa prevede una maggiore conoscenza. Il dolore permane nel piano fisico perché rappresenta il punto iniziale di ogni sequenza vibratoria del divenire che scandisce i vari livelli del passaggio nel piano fisico.